Comincia l'onorevole Berlinguer per 4 minuti. Grazie Presidente. Il regolamento che noi stiamo per approvare oggi riguarda il programma settennale di interventi dell'Unione Europea in materia di giustizia e viene svolto, secondo l'articolo 51 del regolamento, con due relazioni e con due commissioni di questo Parlamento che lavorano in comune, associate, l'altro collega è l'onorevole Claes, relatore per la commissione LIBE. L'obiettivo è quello di, attraverso il programma settennale, di favorire e promuovere un valore aggiunto europeo nel campo della giustizia. Questo deriva a noi come competenza dal Trattato. Noi abbiamo piena competenza in questo campo. La collaborazione nei procedimenti giudiziari, il rafforzamento della formazione giuridica, un migliore accesso agli strumenti giudiziari per tutte le classi sociali sono gli obiettivi di questo settennato. Io vorrei dedicare la mia relazione non tanto all'illustrazione puntuale del contenuto di questa proposta di regolamento, quanto al suo significato più profondo. L'aver oggi stabilito e promosso il programma di Stoccolma, l'aver promosso altre iniziative che tendono a creare una convergenza delle azioni di giustizia dei singoli Stati sotto l'ombrello dell'Unione Europea, è un passo avanti molto importante, perché investe direttamente la cittadinanza europea. Tutti i cittadini in Europa hanno comunque bisogno di una giustizia efficiente, di un accesso effettivamente garantito alla risposta giudiziaria nella società. Ma il modo di superare la frammentazione che esiste all'interno dell'Europa fra Stato e Stato, e persino all'interno di ciascuno Stato, che costituisce un ostacolo alla mobilità, allo sviluppo della comunità europea di cittadini, all'affermazione della cittadinanza europea di ciascuno di noi, dicevo, il superamento di questa frammentazione oggi non si può solo perseguire secondo i metodi tradizionali. Il diritto comune europeo è ormai un corpus iuris molto grande, pieno di norme, di direttive, di regolamenti, di altri profili normativi. Il risultato concreto di questo lavoro ha sicuramente portato alla crescita dei diritti dei cittadini europei, ma non è stato diffuso sufficientemente, applicato, implementato sufficientemente in tutta Europa. Il nostro compito è oggi quello di non continuare soltanto a produrre nuove norme, ma anche di verificarne l'implementazione, l'effettiva ricaduta sull'interesse dei cittadini. E questo può avvenire soltanto se si verifica costantemente ciò che è il risultato e quali sono le ragioni per cui la frammentazione tuttora continua a esistere e la difficoltà di giungere ad un'effettiva implementazione è divenuta il problema principale. Vorrei dire quindi che in questi 7 anni il lavoro dell'Unione Europea deve, oltre a colmare lacune nell'ordinamento in generale, diretto essenzialmente a realizzare una effettiva giustizia e quindi a superare le difficoltà e le resistenze che ci sono nell'applicazione della legge europea. Grazie. Grazie all'onorevole Berlinguer. Ora, prossimo relatore, collega Claes. Grazie, Presidente. Collega Luigi Berlinguer ha già delineato il programma Giustizia e Soccorso.